Luca Frignani, tecnico del Pietrakuta. Mister, una vittoria importante dopo una sconfitta un po' amara con il Turcon. Sì, una bella vittoria, ci siamo ripresi. Domenica abbiamo perso, ma come dicevo, forse non abbiamo giocato male, anzi abbiamo giocato peggio altre partite. Oggi era importante vincere perché dà morale, perché bisognava riprendere il percorso e i ragazzi sono stati bravi, secondo me. Comunque una mia impressione, il calcio un po' nel gioco è un po' latitante, un po'? Sì, dobbiamo crescere, lo sappiamo, stiamo cambiando tanto perché abbiamo avuto tanti infortuni, quindi stiamo cambiando anche modo di giocare, stiamo cambiando parecchi giocatori, anche oggi avevamo diverse assenze, come tutti, perché questo è un periodo un po' così, non ci nascondiamo dietro, quindi dobbiamo cambiare spesso e questo non porta, diciamo, a meccanismi oliati, però credo che nella gestione siamo riusciti a gestire bene, siamo poco ficcanti, diciamo, in fase offensiva, che speriamo, come oggi abbiamo recuperato sia Kurt Partheim sia Fratti che Tomasini, con il recupero degli altri attaccanti speriamo di avere più soluzioni e di giocare anche meglio, perché alla lunga deve essere fondamentale giocare meglio, perché è quello che porta poi alla fine i risultati. Quest'anno non nascondiamoci, 6 vittorie e una sconfitta, 18 punti, se il punto è veramente in alto. Ma adesso diciamo che i punti sono importanti, ma adesso diciamo che conta poco, i punti servono alla fine. Sicuramente stiamo facendo un campionato bello, importante, e come era negli obiettivi, ma penso che ci siano tante altre squadre come Misano, Gambettola, Torconca che ci ha battuto e altre sorprese, o magari qualcuna tipo Santermette e Sampierana che sono un attimo in ritardo, ma che reputo squadre molto forti. Poi sicuramente il Bellaria e altre che mi sono dimenticate, perché avete visto anche oggi, fino a che non la sblocchi, abbiamo avuto delle difficoltà e loro sono stati bravi a chiudersi tutti gli spazi, e quindi merito loro. Questo è un campionato che ogni domenica può riservare delle sorprese. Noi dobbiamo essere bravi se siamo davvero forti vuol dire che dobbiamo essere bravi a non fare arrivare meno sorprese possibile, almeno dai nostri campi. Ultima mia domanda, domenica se va a Nuova Fietri, un derby importante. Domenica contro Mister Giorgi ha fatto una squadra, secondo me hanno costruito e lui ha amalgamato una squadra molto forte, molto quadrata. Una squadra che non prende gol, perché 2 gol in 6 partite, gli faccio i complimenti. È una squadra giovane, una squadra di carisma come il mister, una squadra molto preparata come il mister, ripeto, quindi sarà un bel derby e sarà bello anche sugli spalti, perché lo sappiamo che Nuova Fietri e Pietrakuta sarà sempre, diciamo, un po' a livello marchigiano, per te che ne sei a conoscenza, quindi speriamo che sia uno spettacolo sia fuori, che sugli spalti, che nel campo. Mister, cosa manca a questa squadra? Manca l'esperienza della categoria. Purtroppo partiamo dall'inizio, che è brutto da dire, ma in Romagna è fatica fare calcio in estate. Quindi quando parti in difficoltà già dalla preparazione, e ti ritrovi comunque una squadra dove ancora non abbiamo i 90 minuti tutti, e vai in difficoltà, e quindi non avendo l'esperienza della categoria stiamo pagando lo scotto. Comunque il vostro obiettivo è la salvezza? Sì, il nostro obiettivo è sempre la salvezza, quindi lavoreremo per quello. Per adesso un po', non voglio parlare neanche di sfortuna o fortuna, che non ci credo. Se gli episodi sono negativi è per colpa nostra, quindi dobbiamo lavorare su quello, cercare di migliorare i nostri errori e andare avanti a testa alta. Ultima domanda. Lei che è un esperto di calcio, qual è la favorita di questo campionato? Perlomeno vede tra le candidate a questo campionato? Ma io, avendo affrontato sia il Pietrakuta che il Misano e anche il Nuova Feltre, credo che il Gambettola ha una qualità al di sopra di tutte, quindi dal mio punto di vista il Gambettola è la squadra da battere.